Con le sequenze che ho selezionato in questo caso, intendo raccontarvi, farvi vedere come il cinema ha raccontato il palazzo sede del Circolo dei Negozianti. Questo palazzo è in corso della Giovecca, lo vedremo dopo nella scheda, anzi lo vedrete, e la scheda riguarderà soprattutto l'esterno del palazzo, mentre i film vi faranno vedere, vi restituiranno bellissime immagini degli interni che sono veramente straordinari, quindi ho preferito compensare io con la scheda gli esterni rispetto agli interni che godrete attraverso le immagini. Con cosa cominciamo? Beh, gli esterni, proprio lì dove in fondo si ferma l'autobus, il mezzo pubblico, è stata ambientata alcune riprese del film Ciao America. Un film del 2002, un film non conosciuto in Italia, un film girato in lingua inglese, un film che ha avuto solo distribuzione negli Stati Uniti, non ha avuto distribuzione italiana, pur essendo un bel film, con attori importanti nostri, film di Frank e Joseph Ciotta, però la regia mi sembra sia di Frank Ciotta, c'erano attori come Maurizio Nichetti, Giancarlo Giannini. È la storia, scusate, di questo ragazzo che si chiama Lorenzo Primavera, che è un italo-americano di terza generazione, che torna praticamente in Italia alla ricerca delle sue radici. Vi è una parte molto interessante che lo riguarda perché trova lavoro come allenatore di una squadra di football americano. E poi tutta un'altra serie di eventi e circostanze, ma vi racconterei il film. Quello che si vede in questa sequenza è la parte esterna del palazzo, quindi vi ambientate subito, riconoscerete il palazzo proprio davanti al portone di ingresso. Poi subito dopo ho scelto sequenze dagli occhiali d'oro, un film drammatico, e qui c'è una parte molto lunga, bella, descrittiva all'interno, dove il dottor Fadigati va per ascoltare musica, per leggere i giornali, anche se un altro personaggio come la Stefania Sandrelli, che interpreta un personaggio importante nel film, lo importuna un po', lo punzecchia, curiosa, pettegola. Amanti e Segreti è una miniserie televisiva del 2004 in 6 puntate. È stata prodotta da Rai Fiction nel 2005, poi con un seguito con Amanti e Segreti 2, sempre per la regia di Gianni Lepre. Ci sono attori, anzi direi attrici importanti, Monica Guerrettore, Cristian Filangeri. È una storia complessa, drammatica, perché sono degli omicidi, qui c'è un procuratore che svolge indagini. Ecco, la parte che vi presento ha questo momento altamente drammatico in cui vi è un concerto, una presentazione di brani al pianoforte, vengono interrotti da un momento particolarmente teso del film in cui la giustizia deve fare il suo corso e quindi si passa ad alcuni fatti importanti nella storia del film. A me interessava farvi vedere invece i saloni, le sale interne del palazzo. La stessa cosa avviene con Cronaca Nera, questo film, anche questo non molto conosciuto, che mandò la Rete Italia a suo tempo, negli anni 90, il film dell'87 per la regia di Fagliero Rosati, con protagoniste Gioia Scola e Clayton Norcross. Questa ragazza, Lori, è una giovane, bella ragazza che fa la commessa ma viene reclutata da una signora come entraîneuse. Poi c'è tutta una storia, quindi amori, purtroppo c'è un delitto di mezzo, quindi questo giovane avvocato, fra il giovane avvocato e Lori nasce una storia d'amore, ma lei chiaramente sta anche formalmente con un'altra persona, per cui potete immaginare gli intrighi. Perché ho presentato questa scena? Perché sono state tutte riprese all'interno del circolo dei negozianti, nelle sue sale. Anzi, io le ho un po' abbreviate perché chiaramente non abbiamo il tempo di vedere il tutto. Però nelle scene selezionate voi vedrete molto bene la parte affrescata del palazzo. Ora vediamo la scheda filmata. Proprio alla vigilia della proclamazione del Regno d'Italia, il 26 febbraio del 1861, nasce il Casinò dei Negozianti, di origine e di ispirazione risorgimentale, idealmente erede del Circolo Nazionale Ferrarese e della Società del Movimento. Uno dei soci fondatori fu Felice Bartoletti, che possiamo vedere ritratto nella famiglia del plebiscito di Giovanni Pagliarini, mentre legge i risultati della consultazione popolare del marzo 1860 che sanciva l'annessione di Ferrara al Regno d'Italia. L'opera è esposta al nostro Museo dell'Ottocento.
I 155 soci erano rappresentati dalla borghesia, del commercio, rappresentanti delle professioni e desideravano un ordine sociale adatto ai tempi nuovi. Il primo presidente del circolo fu Cesare Monti e la prima sede per qualche anno fu nell'antica locanda dei Tre Mori in via Boccaleone. Poi lo sfratto costrinse al trasloco in una parte del palazzo Roverella, concessa in affitto per 18 anni dal conte Enzo Aventi. Grazie ai versamenti volontari dei soci, la nuova sede fu sistemata, arredata e inaugurata con un concerto e un gran ballo nel 1871. Nel tempo, l'eletta società dei negozianti, nelle cui sale erano ammesse già allora le donne, ma solo se conviventi con i soci, nonostante un calo degli iscritti, si strinse sempre più alla vita cittadina, promuovendo iniziative patriottiche, culturali e di solidarietà. Il maestoso cinquecentesco Palazzo Roverella, attribuito dai più a Biagio Rossetti, nel frattempo aveva cambiato diversi proprietari, fino ad arrivare al cavalier Federico Zamorani, ricco, agrario di origine ebraica, che dal 1906 fu l'unico intestatario dell'edificio e lo lasciò in eredità al circolo, del quale era stato socio per 40 anni. Con la costruzione del palazzo sulla Giovecca, proprio qui dietro le mie spalle, a due passi dal castello, la famiglia Magnanini, distintasi per i ruoli occupati nella burocrazia ducale e nelle libere professioni, acquisì indubbiamente un nuovo prestigio sociale. È proprio questa ascesa nella scala gerarchica cittadina che consente di ospitare nel proprio splendido palazzo il Duca di Savoia che nel 1518 accompagna il re di Francia in visita a Ferrara. La decorazione in terracotta, nelle facciate delle case, nella Ferrara del 400, assunse a vera perfezione sia per la fresca originalità ed eleganza dei motivi che per la finezza della modellatura, come ben lo dimostrano moltissimi ornati di porte, di finestre e di cornicioni tuttora conservati, e ha il suo massimo capolavoro proprio nel magnifico prospetto di questo palazzo alle mie spalle. L'interno è ricco di sale affrescate, mentre qualcuno sostiene che un tempo anche parte della facciata fosse intonacata. Anticamente l'apertura che vedete sulla sinistra della facciata, dove ora passa una strada, era chiusa da altri fabbricati che hanno racchiuso per secoli il vecchio ospedale Sant'Anna. E parliamo dell'apertura che si vede alle mie spalle. In seguito l'edificio passerà poi ai Roverella. Tolto nel 1932, l'antiestetico balcone chiuso di legno del Settecento che nascondeva la trifora mediana, nulla più turba l'armonica geometria della facciata. Questa è divisa in 10 scomparti, limitati ciascuno da lesene e cornici, ricche di superbi rilievi. La facciata, al quale si deve gran parte dell'interesse artistico del palazzo, è percorsa da un cordone marmoreo delimitante la scarpata e da una trabeazione marcapiano delimitante un ricchissimo fregio, che si ripete anche nel cornicione. Molte delle sale interne, come già detto, sono riccamente dipinte e ben conservate. In questo palazzo si svolgono anche parte dei lavori del Premio Estense, noto premio letterario nazionale. Che non si ferma più. Ma salgo ancora nuove scale. Professor Angelini should have his head examined teaching his own daughter to drive. So what's the deal? I think they want me to coach. You're not sure? Well, first they said giocatore, and then they said allenatore, and then they said something like oriundo. First two are okay, but watch out for that last one. Oriundo, what's that? You don't want to know. So what'd you tell him? Well, I told him I'd help him out. I never coached before, but I mean, you'd be surprised what you can learn on the sidelines. Excuse me. If I remember correctly, you were quite a high school quarterback. Didn't you hold some records? Yeah, then I got to college, got to hold some clipboards. But how hard could it be out here? I mean, it's only for a week, then they got an American coming out, and it's not like I'm never going back, so. You don't have to sell me on it. Salve. Dottore. Buonasera. Buonasera. Mio caro dottore, una mano di bridge. Mio marito non azzecca una licitazione stasera. Sono un pessimo giocatore. Oh, bugiardo. Lei fa bene tutto quello che fa. Un'altra volta, signori. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Signor Dotti,
Salve. Buonasera. Uno senza. Due fiori. Posso entrare? No, 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 aspetta. È divina, divina. Che meraviglia. È sublime. Ha già finito la sua partita? No, sono scappata via, lasciata a metà. Posso confessarle un segreto? Io mi diverto solo quando vinco. Sfortunatamente mio marito ed io siamo una coppia perdente. Che andare in quel salone di bellezza? Perché ti arrabbi per un tatuaggio? Guarda che ne ho altri tre. Per me puoi coprirti di semi tribali, non stare dalla mia parte va bene, ma non farsi fotografare in atteggiamento confidenziale con un'indagata in un processo per omicidio. Senti, a chi do confidenza lo decido io. Adesso stai veramente esagerando. Non alzare la voce. Vuoi rovinare il concerto di tua madre con una delle tue piazzate? Tanto qui a nessuno gliene importa del concerto. Non si sa che fine aveva fatto. Buongiorno, signor procuratore. Non c'era più visto. Certo, questi giornalisti io non li capisco. Se una non si fa bella, quando resta vedova. Che male lingua. Non hanno proprio scrupoli. Ah, Vittorio, che piacere. Non potevo mancare. Olivia, sono così felice che tu sia venuta. Non sono sicura che i tuoi ospiti lo siano altrettanto. Ti confesso che ci ho pensato prima di venire. Non vorrei rovinarti il concerto. Brucerei il mio pianoforte piuttosto che perdere la tua amicizia. Non valgo tanto. Ma sì. Hai visto? Hai fatto il miracolo. La mamma ha preso pubblicamente posizione contro di te. Accomodati. Ciao, onorevole. Come stai? Ci vediamo a Roma lunedì. Posso porgere i miei saluti in Venezia? Buonasera. Scusate. Ciao, Lori. Ciao. È un piacere. Come va? Hai visto che c'è ragione? Sì. Ci vediamo.
Ciao, Anna Maria. Quant'è che non ci vediamo? Sì, molto. È un vanto per la nostra città. Sì, sono d'accordo. Grazie. No, grazie. Sì, sì, un regalo. Me l'ha fatto trovare l'altro giorno a tavola, proprio quando meno me l'aspettavo. Beh, io apro la scatola e sai cosa ci trovo? Una pistola d'argento. Tuo marito è tutto matto. Per me, invece, ha un gran senso dell'umorismo. Pensate, mi ha dato anche proiettili. D'argento? No, d'oro. Io lo trovo un regalo davvero stupendo. Degno di lui. Sì, forse. Oh. Quello non l'ho mai visto da queste parti. Neanche io. Forse veste un po' male, ma quanto affascino ne ha da vendere. Voi non trovate? Penso che mio marito lo conosca. Carlo? Sì, Carlo. Scusa. Mi scusi. Chi è quell'uomo laggiù? Ma Carlo, so che mi hai cercato la settimana scorsa. Sì, esatto. Purtroppo sono stato a Roma. Sai, ho appena il tempo di respirare in questi giorni. Sai che non vogliono farmi aprire la fabbrica? Sì, l'ho saputo. Sì, loro sostengono che le scorie dell'alto forno inquinerebbero addirittura il fiume. Così ho dovuto bloccare la spedizione delle macchine. E ora le banche rivogliono indietro i finanziamenti. Se non apro la fabbrica, sono fottuto. Mi dispiace, Carlo, ma la cosa non dipende da me. Sì, lo so, sì. Ma se tu metti una buona parola con le persone giuste, mica è detto che la legge sia sempre uguale per tutti. Sì, ma vedi, questa è una situazione delicata. In fondo potrebbero avere ragione. Un fiume morto non uccide solamente i pesci, è anche una minaccia per tantissima gente. Ma io posso dare lavoro almeno a 300 operai. E peggio l'inquinamento o la disoccupazione. Non credo proprio che i sindacati la pensino come te.